Mentre i nostri eroi sono alla ricerca di Sir Leopold, giungono casualmente alla villa di Golding a Baccarat, dove Cash e Carrie, i figli adottivi del ricco uomo assassinato poco tempo prima, si stanno contendendo l'eredità del patrigno. Secondo un'antica tradizione di famiglia, infatti, per dimostrare di essere degni di diventarne il capo, è necessario affrontare una prova che ha sede nel cimitero dei draghi e che prevede di raggiungere il santuario, sito nelle sue profondità. I due gemelli sono quindi in cerca di una squadra di prodi combattenti pronti ad assistere uno di loro nell'ardua sfida. E quando si tratta di scegliere se aiutare il giovane intraprendente o la ragazza tutto pepe, i nostri amici optano per quest'ultimo. Il giorno dopo, svegliatisi tardi a causa del sonnifero messo a tradimento nel cibo per ordine di Cash, in modo da ottenere un vantaggio sul tempo, il ragazzo con la bandana e i suoi compagni e Carrie si dirigono nel luogo designato per affrontare la missione. Superati i cunicoli insidiosi del cimitero, il quintetto raggiunge la meta, ma si trova davanti ad una sorpresa inaspettata. Cash è in balia di due mostri feroci e si trova in serio pericolo. Dopo uno scontro con il demone rosso e Zanna, in cui gli eroi hanno la meglio, Cash e Carrie aprono insieme la porta che conduce al cuore del santuario, tirando le maniglie a roventi che imprimono sulle loro mani il simbolo della casata dei Golding, rendendoli di fatto entrambi degni eredi. All'interno dell'antro più recondito, tramite una sfera, compare loro il saggio Golding, antenato del loro patrigno, facente parte del gruppo che un tempo imprigionò l'anima di Raptorn nello scettro di Throdain. Egli li riconosce come eredi a tutti gli effetti e dichiara che i due avranno il compito di mandare avanti la stirpe, essendo, al di là dei legami sanguigni, meritevoli di ciò. Tornati a Baccarat, Cash e Carrie imparano la lezione, mettendo da parte i loro diverbi e capendo che il modo migliore per andare avanti è collaborare tra di loro. Decidono quindi di spalancare nuovamente le porte del casinò al pubblico. Congedati dai due fratelli dal carattere vulcanico, l'eroe, il ladro tracagnotto, la maga della chioma rossa e il beffardo templare riprendono il loro viaggio alla ricerca del cane posseduto dal Signore Oscuro. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale dei Two Times Nerd. Io sono Fedro e oggi siamo qui per il 32esimo episodio di Dragon Quest VIII, l'Odissea del Re Maledetto. Dopo una puntata in cui abbiamo vissuto una storia secondaria, siamo pronti a riprendere con la trama principale. Il casino di Baccarat lo visiteremo in futuro e proprio in quel momento recupereremo la frusta Gringham, ossia la frusta più potente del gioco, che potrà utilizzare la nostra cara Jessica. Comunque, in questo momento ci troviamo poco distanti dal castello di Throdain. Ci troviamo qui perché da qui ci imbarcheremo per raggiungere la nostra prossima meta, ossia il covo dei pirati, dove è custodito un tesoro che ci indicherà la via per l'isola dove in teoria si annida Empyrea, la sacra aquila dei cieli. Ad ogni modo, chiudiamo la mappa, recuperiamo il forzierino che c'è qui e imbarchiamoci verso la nostra prossima avventura. Prima però voglio farvi notare che ho fatto salire un po' di livello i nostri personaggi. Sono andato ad allenarmi al cimitero dei draghi, sconfiggendo un po' di re slime grigi. E come potete vedere, i risultati ci sono e come. Il nostro Fedro è arrivato a livello 38, Yangus al 37, anche Angelo al 37, mentre Jessica è al 36. Livelli ottimi per la parte di gioco che andremo ad affrontare oggi. Comunque, abbiamo già detto troppo, saliamo sulla nostra imbarcazione e salpiamo per il canale che si trova qui di fianco. La caverna
in cui dobbiamo andare, chiamata appunto il Covo dei Pirati, si trova esattamente sotto il ponte che collega la regione di Ferburi con quella di Alexandria. Vi ricordate il posto di guardia che avevamo superato all'inizio del gioco? Quello che era stato fatto letteralmente esplodere dalla magia di Dolmagus? Ecco, sotto quel ponte vi è la nostra destinazione. Un luogo nascosto, un luogo in cui pirati di tanti anni prima nascondevano la refurtiva che probabilmente avevano preso durante le loro scorribande. Usiamo sempre una fiala d'acqua santa per evitarci i problemi, perché tanto combattere a questo livello per noi sarà di poca utilità. Voi fatelo sempre, però io evito anche per ragioni sceniche e per evitare di farvi mille tagli brutti. E comunque, in poco tempo arriviamo dove volevamo. Questo è il ponte che vi menzionavo poc'anzi, e qui sotto, esattamente sotto la regione di Ferburi, vi è questa insenatura nascosta dagli occhi del mondo. Entriamo e vediamo che cosa ci aspetta. Eccoci qui, sbarchiamo su questo molo che conduce proprio all'interno di questa caverna umida e piuttosto fresca, almeno da quest'idea. Lì da dove siamo arrivati, come vedete, siamo proprio tra i due pezzi di terra, tra Alexandria e Ferburi. Sentiamo i nostri amici cosa pensano di questo luogo strano. Con i miei vecchi compagni di Peckham parlavamo spesso di Capitan Crow, il leggendario pirata. Stavamo sempre lì a chiederci come fare per mettere le mani sul suo tesoro. Si dice che sia nascosta in una caverna da qualche parte. Possibile che sia questa? Sì, caro Youngus, è proprio questa. Ignoravo che ci fosse una caverna da queste parti. E non è neanche tanto lontana da Alexandria. Questa è la riprova del fatto che ho preso la decisione giusta unendomi a voi. Era praticamente sotto il mio naso, ma sono certa che non l'avrei mai notata da sola. Jessica, con noi sta scoprendo il mondo. Questa caverna è enorme. Non riesco ancora a credere che sia tanto grande da poterci entrare in nave come abbiamo fatto noi. Questo posto deve averne proprio viste di cose strane nel corso degli anni. Per forza, considerato che è al riparo da occhi indiscreti. Sì, quello che vi dicevo io. Comunque, prima di tutto, dobbiamo entrare in questa porticina qui. Questa non è la strada per proseguire nel dungeon, ma è un punto in cui troveremo un bel po' di oggetti che ci serviranno. Il totale di oggetti recuperabili all'interno di questo dungeon, molto carino a mio avviso, è di 12. Saranno 12 gli oggetti che potremo prendere, mappa della zona inclusa. Comunque, spacchiamo anche i barili che ci sono qui, in modo da non lasciarci alle spalle niente. Recuperiamo 790 monete d'oro e apriamo il cancello di ferro. Questa è la vera e propria entrata di questo antico rifugio dei pirati. Ma all'improvviso e inaspettatamente arriva una nostra vecchia conoscenza, Red, l'amica d'infanzia del nostro ladro tracagnotto. I thought I recognized you. You're that lot who got the Venus tear for me, ain't ya? Fancy seeing you again in a place like this. Red, what on earth are you doing here? Well, I heard a rumor that there's treasure here. Belonged to that old pirate, Captain Crow. Mentioned treasure to me, and I'm unstoppable. I can't get enough of it. So I got myself this boat and came on down to see what I could find. By the looks of you, you're here for the same reason, eh? Oh, this could be a bit of a laugh then.
first one to find it keeps it. In which case, I'd better get a wiggle on. Sure you won't mind giving me a bit of an head start. Oi, hold your horses. You can't just say all that and then run off. And there are monsters in here, you know. Look at you, going off half-cocked on your own. You must have a screw loose. Who do you think you are, underestimating me like that? You should know by now how good I am at creeping around. Those monsters won't even know I'm in here. Not like you, you big fat clodhopper. Dove ci sono tesori, c'è anche Red. Sappiamo che la ragazza ha un grande interesse nelle ricchezze. E come sempre, tra lei e Yangus, le scintille sono pesanti. Vediamo che dicono tutti quanti. Quella ragazza è incredibile. Lo vuole davvero questo tesoro, eh? Beh, se non ci diamo una mossa, ce lo soffierà da sotto il naso. Quando conosco una bella donna, di solito non vedo l'ora di reincontrarla. Non si smentisce mai. Ma non è il caso di Red. Nessun uomo, per quanto determinato, potrebbe sopportare un caratterino come il suo. E poi ti piace Jessica, Angelo, vabbè. Anche se Jessica non è ai livelli di Red, decisamente. Va bene, provo a spiegartelo in parole semplici. Noi abbiamo sbloccato la porta. Red ci è passata davanti. Questo è quello che succede quando si hanno dei conti in sospeso con una donna, Yangus. Ci siamo capiti? Non ho niente da aggiungere. Yangus è infastidito dal fatto che Red sia sempre un passo avanti a lui. È decisamente più sveglia del nostro ladro bonario e grasso. Comunque, qui entriamo in quella che probabilmente un tempo era la taverna in cui i pirati che qui si rifugiavano erano soliti bere o divertirsi. Ok, fiala d'acqua magica, distruggiamo tutto e in questa stanza qui, troviamo anche una utilissima mini medaglia, e in questa stanza qui, che altri non è che il dormitorio, l'ercio in cui i pirati si riposavano, troviamo un forziere contenente la mappa di questo dungeon. Tra l'altro vi faccio notare quanto sia carino lo stemma inciso su questa bandiera. È un drago, meglio lo scheletro di un drago che avvolge una spada. Questo probabilmente era il simbolo della ciurma di Capitan Crow, così viene da pensare, visto che si trova qui. Comunque lasciamo la stanza e torniamo fuori. Dunque dovremo andare prima da questa parte per prendere altri oggetti che non vogliamo lasciarci indietro. Apriamo il cancello di ferro e apriamo anche questo. Qui troviamo una mini medaglia. C'era solo quella in realtà, non c'erano più oggetti da recuperare. Comunque questo dungeon a mio avviso è molto molto carino. È forse tra i più belli di questa parte di gioco, perché dopo la caverna delle erbe c'era anche bisogno di avere un sotterraneo un pochino più ispirato nel design e anche nella lore. Sebbene qui indizi di lore ce ne siano veramente pochi, non si sa tantissimo, non si scopre tantissimo su Capitan Crow e la sua ciurma. Comunque questo era lo studio del pirata, viene da dire. Una scrivania con sopra un elmo di pietra, forse acciaio con delle corna, e delle librerie. Red, dici un po'. Questa deve essere la stanza di Capitan Crow, vero? Sento puzza di pesce. Comunque deve esserci qualcosa di interessante qui. Si tratta solo di trovarlo. Forza allora, cerchiamo. Che stiamo ad aspettare? Sempre bella lanciata la nostra amica, tra virgolette. Gli altri? No, Yangus ripete la stessa cosa, ok, non fa commenti. Vediamo sui libri se c'è scritto qualcosa. No, qui niente. Questi non colpiscono l'attenzione del nostro amico. Qui che abbiamo? Il diario di un abitante di Simpleton. Per cercare di ridurre il numero di oggetti da portare con me quando viaggio, ho
ho deciso di usare il mio elmo preferito come pentola per cucinare. Un giorno lo stavo usando per riscaldare del latte quando accidentalmente vi ho fatto cadere dentro un mucchietto di sterco di mucca. Mmm, che meraviglia. Stavo comunque per bere il latte quando è successa una cosa stranissima. Al mio elmo sono spuntate le corna. Ora non sta più in equilibrio e non è possibile usarlo per cucinare. Come se non bastasse, l'elmo si è rovesciato quando sono spuntate le corna e così ho perso anche gli ingredienti, accidentaccio. E scopriamo una formula per il pentolone alchemico. Un elmo cornuto è formato da una specie di elmo, un escremento di mucca e una bottiglia di latte. Come sempre, le ricette in Dragon Quest 8 non sono per nulla chiare. Sembra quasi che la guida fosse venduta per far chiarezza su tutto questo. Su Dragon Quest 11 questo problema è stato migliorato. Cioè il crafting in generale è stato estremamente migliorato. Un diario vecchio e consunto. Quando ero giovane ho solcato tutti i mari ed esplorato tutte le terre del mondo, scoprendo più tesori preziosi di quanti possiate immaginare. Purtroppo c'è una cosa che rimpiangerò per tutta la vita, non essere riuscito a mettere piede sull'isola della leggendaria Aquila dei Cieli, colei che stiamo cercando. Ora sono troppo vecchio e malandato per poterci andare di persona, ma nella mia stanza del tesoro ho nascosto un indizio su come trovare l'isola. Se vuoi proseguire sul sentiero che ho tracciato, supera la porta segreta che si trova nella parte posteriore di questa stanza e parati al mio cospetto. Questo è probabilmente un diario scritto dallo stesso Capitan Crow. Su questo scaffale, me lo ricordo, troveremo la ricetta per la lancia demoniaca, ma come ben potete vedere, noi la lancia demoniaca ce l'abbiamo da quando siamo andati alle rovine oscure, quindi non ci serve leggere nulla. Per proseguire dovremo girare questo timone appeso alla parete. Sembra che sia possibile spostare questa decorazione. Vuoi farla ruotare? Oh yes! Altrimenti non si va avanti. E come in ogni rifugio che si rispetti, si apre un passaggio segreto. I knew there'd be some kind of secret passage in here. Right again. So, looks like our competition's back on track then, eh? I won't be losing to the likes of you. Intanto Red sta proseguendo grazie al nostro intuito. Mica scema la ragazza. Il buon vecchio Capitan Crow è stato davvero in gamba a nascondere il suo tesoro in una caverna intorcicolata come questa. Ci saranno sicuramente altre trappole per gli intrusi. Meglio fare attenzione a dove mettiamo i piedi, eh? Yangus ha un po' paura. Qualcuno mi spiega come fa Red a essere sempre davanti a noi quando siamo stati noi a trovare la porta nascosta? Yangus, di qualcosa! Non fai che parlare, ora che sono io a fare una domanda sei muto come un pesce, eh? L'ha notato, Jessica. Perché ora se la deve prendere proprio con me, eh? Perché Yangus, quando si tratta di Red, è molto più dolcione. È l'unica in grado di sottometterlo, oltre all'eroe. L'intuizione di quella banditessa è formidabile. Avere dei segreti con una donna del genere sarebbe praticamente impossibile. Non potrei neanche guardare un'altra fanciulla. Me lo leggerebbe negli occhi. Avresti lo stesso problema con qualsiasi donna dotata di un briciolo di cervello. La chiamano intuizione femminile. E non ha proprio niente a che fare con l'essere banditi, comunque. Jessica si è sentita sminuita e, come sempre, non perde l'occasione di punzecchiarlo. Comunque, scendiamo al piano di sotto e arriviamo in un corridoio piuttosto lungo. In realtà, noi, in questo preciso istante, dovremo proseguire dritti da questa parte ed entrare in questa stanza qui, perché dovremo scendere nel piano più basso. Spacchiamo i vasi, recuperiamo un pezzo di salgemma. Qui non c'è niente, andiamo di qui e scendiamo dopo questa porta, troveremo delle scale che ci permettono di scendere ulteriormente. I mostri che troveremo qui non sono nulla di che, non ci sono mostri particolari o degni di essere mostrati, quindi
utilizziamo la fiala d'acqua santa e non combattiamo con nessuno in modo da procedere belli rapidi. So, we meet again. Just so as you know, there's nothing to see here. Up to you whether you believe me or not. Red è andata avanti, ma è poco convinta. Ragazzi, voi? Le venisse un colpo! Quella Red è capace di fare delle cose orribili a volte. Ora sono proprio arrabbiato. Non le permetterò di arrivare al tesoro prima di noi. Bisogna vedere se ce la facciamo davvero. Red deve essere proprio coraggiosa per mandarsene in giro da sola in un posto del genere. Ricordo che si vantava di essere bravissima a muoversi senza farsi notare. Beh, pare proprio che avesse ragione. Pensate davvero che qui ci sia un tesoro nascosto? Forse troveremo lo scrigno e scopriremo che è vuoto. Speriamo di no. Angelo ha paura di perdere tempo e ha anche ragione considerando che Sir Leopold è ancora a piede libero. Comunque, ciò che dobbiamo fare è ruotare questa manovella per prosciugare la cisterna che abbiamo qui davanti. Perché noi dovremo andare esattamente all'interno di questa porta, ma il passaggio è bloccato da dell'acqua, quindi giriamo la manovella e prosciughiamo tutto. Come vedete è abbastanza lineare il dungeon, ci sono alcune zone che si possono visitare in cui non si trova nulla, ma di per sé, se si conosce la strada, si va veramente liscissimi. L'acqua fluisce al di fuori e la porta si può aprire con Red che ne ha già approfittato per l'ennesima volta. So moving the handle makes the water go down, eh? Well, thanks for that. Now I can get even further ahead of you. Bad luck, eh? Must be a bit annoying that you figured it out, but I'm the one to benefit. Maledetta. Vediamo la reazione, perché è sempre interessante. Forza allora, lanciamoci all'inseguimento di Red. Forse riusciamo ancora a raggiungerla. Pare che Red avesse ragione. Siamo davvero un po' iellati. Noi saremmo pure riusciti a capire come funziona il trucco, ma è stata lei a trarne vantaggio. Jessica è proprio infastidita. Non sembra soffrirla molto. Questa faccenda non mi convinceva prima e mi convince ancora meno adesso. Pare proprio che non abbiamo molte speranze di vincere oramai. Forse sarebbe meglio mollare tutto e andarsene. Angelo, non è da te. Ma su, Angelo, che ti ha preso ora? Mi spiace, ma io non intendo ancora arrendermi. E quindi non ti arrenderai neanche tu. Ricevuto il messaggio? Calmati, tesoro, se me lo chiedi così. Come faccio a dirti di no? Il potere di Jessica. Ecco, bravo. Loro due sono stupendi. È un peccato che al di là della party chat Angelo e Jessica abbiano pochissime interazioni nelle cutscene doppiate, perché ce ne fossero state di più sarebbero stati sviscerati veramente bene. I loro dialoghi sono proprio belli, questi qui che si possono scovare parlando con loro spesso. Comunque troviamo una mini medaglia e la buttiamo nella nostra borsa. E anche su questo piano abbiamo preso quello che dovevamo recuperare. Adesso torniamo indietro, saliamo nuovamente per scendere nelle scale che si trovano all'interno della cisterna. Qui c'è una porta che in realtà non conduce in nessun luogo utile. Quindi possiamo tornare indietro, risalire e poi tornare nel corridoio in cui siamo sbucati prima. Recuperiamo un'altra fiala e torniamo di qua. Ci sarà un'altra stanza che dobbiamo visitare, perché al suo interno troveremo altri oggetti. Eccola qui, è quella che si trova proprio tra queste due torce. Vai eroe, apri la porta e qui due bei forzerini chiusi a chiave si stagliano davanti a noi. Troviamo un elmo del diavolo e qui invece, vai, uno scudo d'osso. Questi sono due oggetti, o meglio due pezzi di equipaggiamento
che è meglio non indossare perché maledetti. Uno strano elmo che sembra essere circondato da un'aura di pericolo, realizzato con le ossa di un mostro. Da questo scudo si può ricavare un gustoso brodo. Comunque noi non li equipaggiamo. Vediamo se abbiamo preso tutto, Yangus. Ci dirà se siamo a posto. C'è un tesoro qui intorno. Ce ne manca uno. Comunque andiamo dritti di qua. E arriviamo verso la stanza in cui vi sono le scale. Passiamo di qui. Qua un altro tavolino. E qua sbucchiamo esattamente nella zona in cui troviamo le scale per scendere al piano di sotto. Eccoci qua. Qui c'è la scala che scende nelle profondità. In realtà l'oggetto che ci manca in questo momento è quello che ci servirà per proseguire con la trama. Quindi abbiamo recuperato tutto ciò che c'era da queste parti. Ecco qui, questo è il pozzo barra cisterna che abbiamo prosciugato, questa è la grata in cui è passata l'acqua, e di qui seguiamo la strada che Red ha intrapreso poco fa. E voilà, dopo questo ultimo corridoio scavato nella roccia, giungiamo alla nostra meta. Tra l'altro vi faccio notare che questa zona è cancellata sulla mappa, proprio perché si vuole far capire che è talmente nascosta che addirittura la mappa stessa, gli stessi pirati hanno cercato di celarla sulla mappa, o forse è stato il tempo a rovinarla. Qui vi è un forziere che è stato aperto, è stata Red ad aprirlo, e lei stessa tra poco ci dirà cosa conteneva. E ci verrà da piangere quando lo sapremo. Comunque, bando alle ciance, entriamo nella stanza finale del dungeon, la stanza in cui faremo la conoscenza del boss che affronteremo. Looks like the goodies are mine, eh? We did say it was first come, first served. Ahoy there! They call me Captain Crow. Long ago, I were one of the pirates who sailed the seven seas. Think you can take my treasure, do you? Think you've got what it takes? Yo-ho-ho then! Prove it by fighting me. Else get your hands off me, Chul. Oh, fighting ain't really my cup of tea, but... In realtà questa frase fa sorridere, perché nella versione 3DS, da quello che ho sentito, Red è davvero forte. What are you doing getting yourself into this? Red viene colpita da Capitan Crow, che la manda a terra. Infatti, se proviamo a parlarle, Red è svenuta. Ragazzi, che dite? Ehi, non abbiamo tempo per le chiacchiere! Dobbiamo occuparci di quel fantasma e salvare Red! Non senza averle detto prima cosa penso di lei, comunque, che sei innamorato. Wow, il legittimo proprietario del tesoro è apparso davanti ai nostri occhi. Ma se ora ci battiamo con lui e ci impossessiamo del tesoro, commettiamo un furto? Ma no, i pirati rubavano, Jessica. Sarà anche brava a sgattaiolare, ma ora che siamo alla resa dei conti, non se la caverà tanto facilmente. Giusto, c'è una fanciulla in pericolo, è mio dovere salvarla. Oh, che galantuomo. Comunque, Capitan Crow, il boss di quest'area, dal design veramente figo, a mio avviso, peccato che nella storia abbia un ruolo veramente minimo, è qui davanti a noi ed è pronto a prendersi un bel po' di botte. Non è un boss facilissimo. Avviciniamoci e cominciamo la fight. So, you're after me treasure, are you? You'll have to fight me first, mateys.
E così hanno inizio le danze. Capitan Crow si avvicina. Allora, questa fight si basa tutta sulla tensione, sia da parte nostra, sia da parte dell'avversario. Capitan Crow potrà attaccare due volte di seguito e si diverterà tantissimo ad aumentare la sua tensione fino a un massimo di 100 punti. Lui, come noi, potrà andare in tensione suprema. Noi dovremo evitare che lui raggiunga il massimo della tensione e ci attacchi, perché i danni potrebbero essere veramente ingenti. Per far scendere la tensione di Capitan Crow avremo a disposizione due tecniche. Una è sorriso sarcastico di Angelo, che il buon templare apprende con 13 punti in carisma. L'altra è il puff puff di Jessica, che la ragazza impara se le assegniamo 38 punti in sex appeal. Queste due tecniche ci saranno di estrema utilità per evitare i grossi danni che quest'uomo può farci. Oltre a questo, come Dolmagus, Capitan Crow utilizzerà la maledetta onda d'urto, che andrà a togliere tutti i bonus sui nostri personaggi, quindi difesa innalzata, onf e la tensione stessa che andremo ad accumulare. Quindi lo scontro potrebbe protrarsi per un bel po', proprio perché il personaggio è in grado di utilizzare questa tecnica fastidiosissima che già conosciamo. Noi che cosa faremo? Caricheremo principalmente con Fedro e Yangus fino a 20 circa di tensione, cercheremo di abbassare la difesa di Capitan Crow con Debilis e di evitare che vada in tensione suprema utilizzando le tecniche di Jessica e Angelo che vi ho menzionato poco fa. Oltre a questo, Capitan Crow può lanciare un attacco chiamato Aria di Guai, che colpisce l'intero party, e se egli è in tensione farà davvero tanto tanto male e rischieremo grosso. Quindi dovremo andare di omnicura o multicura con Angelo. Detto ciò, partiamo. Ho già detto troppo. Carichiamo con Fedro, carichiamo con Yangus. Angelo nel frattempo, giusto perché deve fare qualcosa, si carica anche lui. E Jessica indebolisce il nostro nemico, Debilis. Dai. Con i livelli che abbiamo adesso non dovremo avere nessun tipo di problema. Capitan Crow si è già innamorato di Jessica. Meraviglioso. Non ho dovuto far niente. In realtà questo è perché Jessica ha appreso a affascinare i mostri 2. Quindi è più facile che i nemici vengano affascinati da lei in automatico, perché le ho assegnato i punti in sex appeal. Allora, carichiamo. Angelo va di sorriso sarcastico, così cominciamo già ad abbassare la tensione, mentre Jessica debilis ancora. Ok, bene, vai Yangus, aumenta di 20, eccolo che si concentra, arriva a 5 e lancia Aria di Guai. Come vedete, Aria di Guai dà fastidio. Era solo a 5 di tensione, immaginate se arrivasse a 100, cosa potrebbe fare? Adesso giustamente si è già scaricato con la tensione, quindi la tecnica di Angelo va a vuoto. Ok, Fedro attacca con colpo multiplo, Yangus con spacca elmi, così vediamo se gli diminuisce ancora la difesa, mentre Angelo mi fa un multicura e Jessica prova se la rischia a onfare Fedro. Oltretutto, come avrete visto dalle statistiche che vi ho pubblicato, Capitan Crow ha la bellezza di 3680 PV, quindi è abbastanza longevo per quanto riguarda la vita, abbastanza potente per via di PV. Ok, sistemiamo tutto il party. Angelo torna giustamente normale. 330, ottimo, e non succede niente, quindi gli abbiamo già abbassato la difesa abbastanza. Carichiamo e andiamo di
sorriso sarcastico, mentre Jessica le facciamo usare il puff puff nel caso si caricasse, almeno lo vediamo anche. Notare come questo vestito anche ci fa godere del puff puff. Capitan Crusoe ghigna con evidente soddisfazione. Ok, sorriso sarcastico in questo caso non fa nulla. Capitan Crusoe è completamente affascinato e carica a 5 la tensione, ma perde anche un turno. Ok, vai. Arriviamo a 5 con i nostri amici di nuovo. E dopodiché Angelo a questo punto, beh, vai di nuovo con il sorriso sarcastico, mentre Jessica prova ad onfare gli Angus. Vediamo se riusciamo a fare le cose per benino. Ok, 20. Si concentra anche lui. Aia, ecco, vedete, adesso comincia a farsi pericoloso perché ha aumentato fino a 50. Adesso Capitan Crusoe scende un po' con la tensione, ma arriva, non arriva a 0, perché in realtà passa da 50 a 20, quindi attenzione, la traduzione qui è un pochino fuorviante, non è arrivata a 0 la tensione di Capitan Crusoe, sebbene si intuisca il contrario. Comunque, potremmo anche chiamare la squadra di soccorso, ma no, non mi va proprio. Andiamo di colpo, colpo multiplo. Yangus invece va di attacco normale. Potrei provare anche con andiamo di attacco normale. Angelo va di sorriso sarcastico, mentre Jessica di nuovo di puff puff. Così, vai. Bene. Dai, gli stiamo facendo male. Oh, eccola qua. Bellissima l'animazione. Ah, non è interessato Capitan Crusoe. Mi preoccupi però. Si concentra ancora. Arriva a 50, come vedete. Non era aria di guai. Con 50 di tensione. Questo è un colpaccio, però. Siamo di buon livello, è questo. Angelo, arriviamo un po' tardino. Va bene, allora, carica, multicura. Nel caso le cose si mettessero malissimo, abbiamo l'omnicura dell'eroe. Mentre Jessica, a questo punto, può anche osare e tirargli un meteorite di fuoco. Dai, così cominciamo a far danno e avviarci verso la fine dello scontro. Ok. 5. Bellissima animazione. 111, wow. E questo si concentra di nuovo. Ecco, se foste proprio nei guai e Capitan Crusoe arrivasse a 100 a fine del suo turno, vi conviene usare difesa con tutti i personaggi per cercare di ridurre i danni che potrebbe farvi. Carichiamo un altro giro con Yangus e Fedro. Angelo a questo punto tiragli un dardo del Serafino e Jessica un altro meteorite di fuoco. Anzi, no. Andiamo con il sorriso sarcastico e col puff puff. Almeno ci proviamo a difendere. Proviamo a evitare... Ah, Capitan Crusoe, non ci caschi più? Vai. Ok. Benissimo, aumenta di 20, infatti. Ok, perfetto. Gli è tornata normale la difesa, questo è male. Va bene. Ah, svanisce l'effetto di onf tutto adesso, porcaccia loca. Vabbè, no problem. Allora, colpo multiplo, attacca. Anzi, andiamo di spacca elmi. E Angelo invece di... Stiamo sempre con il sorriso sarcastico. Mentre Jessica prova a onfarmi l'eroe. Vediamo se... Sì, perfetto, dai. Almeno il potere di Fedro aumenta. Benissimo. Non subisce nessuna conseguenza. Ah, perché è stato ammaliato, giusto. 425. Ottimo. Ne ha di HP il bastardo. Ok, carica fino a 20. Vai!
Ok, distrutto. Siamo stati fortunati perché non ha mai usato l'onda d'urto contro di noi. Potrebbe farlo in continuazione. Questo è stato uno scontro che è andato molto molto bene, ma sappiate che può utilizzare quella tecnica veramente fastidiosissima. Comunque, Capitan Crow è stato sconfitto. Ciascun membro del gruppo riceve 9.750 punti esperienza e la bellezza di 2.675 monete d'oro. All'interno dello scrigno del tesoro troviamo un cappello da pirata, probabilmente lo stesso cappello appartenente al capitano. Shiver me timbers, you beat old Captain Crow. 'Tis a good sign. My treasure be yours. Me old hearties, take my treasure and fulfill the dream I never could. Quindi viene da pensare che il sogno di Capitan Crow fosse quello di raggiungere l'isola di Empyrea, l'aquila dei cieli. Comunque, vediamo Red come sta. Non ha ancora ripreso conoscenza, vabbè, lasciamola lì e prendiamo ciò che si trova all'interno del forziere, ossia la mappa illuminata. Oh, that ain't something I wanted you to see. And you've gone and got the bounty to boot. But hang on, is that all it is? That scraggy old bit of paper? That's pathetic. If I'd have known it was as naff as that, I'd never have bothered. I suppose I'll just have to make do with the 10,000 gold coins I picked up on the way. Ecco cosa c'era nel forziere esattamente qui fuori. La bellezza di 10.000 monete d'oro che si è intascata la nostra amica grazie al nostro intuito per raggiungere le profondità. Fortunati fino a un certo punto. Right, I'm out of here. I've had enough of this damn hole to last me a lifetime. E così se ne va. She's a sly old fox, that Red. Well, we go all we come for. Ain't no point in us hanging around here no more neither. E quindi il tesoro è stato trovato. Sentiamo gli ultimi commenti. Ma guarda tu che tipo, quella Red. Ma perché mi deve far sentire un perdente anche quando vinco? Ricordo di aver sentito parlare di una mappa illuminata. Chissà se è proprio questa. E ricordo anche qualcosa a proposito di un'isola dell'Aquila dei Cieli. Aspetta, com'era la storia? Jessica sembra averla sentita ruminare. Tanta fatica per un misero pezzo di carta? Pensate davvero che ci sarà utile? Sì, caro Angelo. Dunque, noi abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare. Infatti, Yangus ci dice che non c'è più niente da sgraffignare. Quindi utilizziamo uscita istantanea e ci teletrasportiamo direttamente fuori da questo buco umido, esattamente come l'ha definito Red. Tornati sulla nave, diamo un'occhiata a cos'è effettivamente la mappa illuminata che abbiamo preso. La descrizione recita che è una vecchia carta marina che mostra la rotta segreta da seguire per raggiungere l'isola dell'Aquila dei Cieli. Infatti, aprendola, troveremo una rotta che brilla. Eccola qui, la strada brillante conduce verso l'isola di Empyrea. Seguendo quelle correnti riusciremo forse a raggiungerla. Comunque ragazzi, direi che per questo episodio è tutto. Siamo arrivati alla conclusione. Come sempre, se vi è piaciuto lasciate un like, lasciate un commento, ditemi la vostra perché sono sempre curioso di conoscere i vostri pensieri a riguardo, e noi ci vediamo alla prossima, quando ci dirigeremo verso un'aquila che ha una storia di fondamentale importanza per il mondo di Dragon Quest 8. Con questo
vi auguro buona serata e alla prossima. Ciao, compagni di viaggio!